Salve, care amiche ed amici, come state? Questa volta faccio un altro libro per la mia rubrica letteraria. Aspettate che mi sono scordato di nuovo di mettere il cuscino nella sedia, anche se cambierà poco. Bene. Care amiche ed amici, qui ci troviamo riuniti a parlare di un altro tema del quale già vi ho accennato nel passato, però di passata. Infatti abbiamo parlato dei libri valenghi. Se voi andate a cercare nella mia rubrica letteraria di YouTube ed anche in Google Plus e in Facebook, troverete i libri valenghi di cui ho parlato. Questo è uno di loro. I dischi volanti, la sconcertante evidenza dei documenti sull'invasione dallo spazio. Quindi pensate un po', la sconcertante evidenza dei documenti sull'invasione, quindi già era in atto un'invasione nello spazio. Di Coral e Lorenzi, edito della Bonpiani. I documenti che qua sono pubblicati sull'invasione dallo spazio. Questo libro è stato finito di stampare il 22 dicembre 1967 per conto della casa editrice Valentino Bonpiani presso la Cromotipa e Sormani, Milano, via Montevideo 15, no, sì, 15. E qui è stato finito di stampare il 22 dicembre 1967. Io sono nato il 26 gennaio 1969. Di che cazzo di invasione dallo spazio parlano e di documenti? Io da quando sono nato non ho conosciuto nessuna invasione spaziale. Però questo è il libro Invasione dallo spazio, i dischi volanti, e qua è pubblicato nella collana di questa casa editrice Bonpiani, Avventure del pensiero. Cioè, che pensiero, no? Probabilmente mi guarderanno molti ufologi in rete. Il 5 ottobre 1957, Antonio Villas Boas, presso la cittadina di Francisco de Sales, in Brasile, è intento ad arare il suo campo col trattore. Atterra un disco, alcuni uomini alti poco più di un metro lo prelevano, lo portano all'interno, lo denudano, lo trattano bene, lo cospargono di afrodisiaci e lo inducono ad unirsi sessualmente con una Venere extraterrestre alta una novantina di centimetri. Gli uomini erano alti poco più di un metro. Già, erano dei nani, ma la Venere extraterrestre addirittura era una pitufa. Villas Boas viene attentamente visitato e dichiarato sano di mente. Vorrei vedere quanto sani erano i medici che lo hanno visitato. Anche sottoposto a ipnoanalisi, conferma gli stessi particolari. Se si li immagina in stato di vigilia, se li può immaginare anche dormendo. Ottobre 1957, presso Ubatuba, sempre in Brasile, alcuni pescatori assistono alla disintegrazione di un disco a pochi metri dalla spiaggia. Questa circostanza, come
consente il recupero di alcuni frammenti dell'oggetto che vengono inviati a vari laboratori e sottoposti ad analisi, spettrografia, diffrazione con raggi X, radiazione. Risultano costituiti da magnesio a uno stato tale di purezza che non solo non esiste in natura sulla Terra, ma neppure si è mai giunti a produrne in laboratorio. Il 4 novembre 1957, Itaipu, Brasile, un UFO si avvicina quasi a posarsi a un forte militare. Due sentinelle vengono fortemente ustionate da un'arma misteriosa. Riescono a dare l'allarme, ma la corrente elettrica viene interrotta nell'intera installazione militare e alla correre dell'intera guarnigione l'UFO si allontana. La stessa arma che sfrutta il principio del calore strutturale viene sperimentata più o meno negli stessi giorni in California contro un campo militare americano. I carri armati vengono indirizzati in direzioni dell'oggetto, ma i carristi sono costretti a lasciare i loro mezzi per l'eccesso di calore. In realtà in rete si può trovare molta informazione circa gli esperimenti di Tesla e il progetto ARPA, quindi poi ne parleremo in seguito. E però il 1947 che segna l'inizio del mistero degli UFO, Unidentified Flying Objects, oggetti volanti non identificati. Da allora gli avvistamenti si sono susseguiti in vere e proprie ondate, i cosiddetti flap, le segnalazioni continuano a non dar tregua. Da ogni parte del mondo, fornendoci descrizioni sempre più sensazionali e tuttavia sempre più realistiche di oggetti ed esseri di provenienza extraterrestre, potrà stupire, ma l'autore di questo libro è una donna, una signora che ha lavorato a lungo in basi aeree americane e che con l'aiuto del marito ha fondato una organizzazione per la ricerca dei fenomeni aerei. Apro e chiudo. Istituto che si avvale ormai di intenti, ormai di migliaia di collaboratori sparsi in ogni parte del mondo e intenti a raccogliere dati, materiali e notizie su avvistamenti di oggetti volanti sconosciuti. Coral e Lorenzen ha dedicato la sua vita a questi studi, portandoli su un piano sempre più rigoroso, sempre più scientifico. Nella scarna e meticolosa elencazione dei fatti, per l'incredulo, questo libro può risultare perfino irritante. Si sente schiacciato dalla troppa inoppugnabilità. Francamente, non ho finito di leggere questo libro perché di inoppugnabile non aveva neanche i presupposti. Ma in fondo, per il lettore non prevenuto, è come leggere un romanzo di fantascienza. Anzi, per il lettore pure prevenuto, questo è un romanzo di fantascienza, con la sola variante che qui la fantasia non c'entra affatto. La fantasia no, ma il fantasticare allucinatorio sì. Vabbè. Copertina, ufficio grafico Bompiani, 1800 lire. Cioè, bello sforzo di immaginazione per fare il progetto grafico. Bello sforzo di immaginazione. Quindi alla memoria di mia madre, vabbè, questo è stato molto lusinghiero, molto commovente. Grace Waldridge Lichtner. Nel 68 la casa editrice Valentino Bompiani acquista i diritti d'autore. È stato pubblicato per la prima volta nel 62 e nel 66 da Coral e Lorenzen. E poi ristampato in Italia nel 67. E poi questo in particolare, cioè è stato stampato nel 67 in Italia,
E questo è del 68, perché c'è C copyright 68, quindi l'hanno stampato nel 67, ma questa è un'edizione del 68. Una premessa di Sprinkle, ufologo, una premessa di Lorenzen che ne cura l'edizione. E quindi qua descrive i vari casi di avvistamenti. Inutile che vi stia a leggere tutti i casi di avvistamenti, anche perché se questo libro non è stato ristampato è facile trovarlo come usato, come vecchio. Ma molte delle fotografie qua esposte sono state smascherate e sbugiardate. Per esempio questa. Per un libro del 68 avere queste illustrazioni lo rendeva molto costoso, perché nel 68 1800 lire erano 1800 lire, e stampare 5 pagine di queste cazzo di foto rendevano il libro molto costoso. Gli altri costavano, dello stesso formato senza foto, 250-300 lire, 150 lire, libri molto più grandi. E quindi, come dire, a parte il fatto che molte foto negli anni, incluso ultimamente, anche le foto e i video digitali sono stati sbugiardati, ma poi c'è sempre un qualche cosa di strano nei confronti della ufologia. Innanzitutto che UFO è l'acronimo di Identified Flying Object, quindi tutto ciò che non si identifica può essere un UFO che vola. Quindi un ufologo è uno studioso di un oggetto non identificato, come può essere uno studioso, uno che osserva ciò che non sa che cos'è? Non è serio. Poi il fatto che molte volte compaiono questi argomenti ufologici, contattologici, alienigeni, in riviste, periodici, pubblicazioni, giornali e libri, che meschiano questi argomenti con le apparizioni di Fatima, laurea spirituale, il medianismo, lo spiritismo, il New Age, le religioni. Quindi è logico che si forma un guazzabuglio, una frittura mista di temi. E poi che si sono viste che molte foto erano fraudolente, anzi la maggior parte. Addirittura si fa della contattistica, nel senso che si fa della paleoarcheologia, cercando di spiegare la storia del passato in termini di contatti ufologici. Ma quello che invece si dà per certo è che molti avvistamenti che realmente non sono stati delle allucinazioni o delle farse, dei montaggi, in realtà sono state delle male interpretazioni. Perché tutti sanno che l'Area 51 negli Stati Uniti, la famigerata Area 51, non è il luogo dove si nascondono i marziani con i loro oggetti di volo non identificati, ma è una base di ricerca e sperimentazione di nuove aeronavi e di nuove armi. Quindi il Phantom, l'aereo invisibile, è stato sperimentato, costruito e testato nell'area 51. Per ragioni di segretezza si è fatto credere alla gente che era un UFO. Incluso tutte le luminescenze verdi nel cielo, le luci,
Erano le armi che sperimentavano, magari qualche laser. D'altra parte adesso stanno dicendo che grazie alla tecnologia alienigena sono arrivati alla Luna, invece no. Se avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale, ci sarebbero arrivati i nazisti del Terzo Reich alla Luna, perché la tecnologia con la quale sono andati alla Luna è stata quella dei missili di von Braun o di von Braun. Quindi non si fa altro che travisare gli eventi storici, forse per non riconoscerne la reale portata. Grazie a un NEZ ingegnere aerospaziale nazista, gli americani sono arrivati alla Luna. Grazie forse al fatto che Albert Einstein, come impiegato dell'ufficio patenti e brevetti, abbia copiato le ricerche di molti fisici tedeschi del Terzo Reich e che è arrivato alla teoria della relatività. Quindi magari la vera paternità della bomba atomica e poi della bomba all'idrogeno sarebbe nazista, che poi hanno sterminato giapponesi e inquinato mezzo mondo, come nell'arcipelago delle Bikini. Quindi molte cose sono adesso vogliono essere interpretate in chiave ufologica per nascondere la vera identità storica. Molti esperimenti di Tesla non hanno nulla a che fare con gli UFO, come la famosa torre di Tesla, cercate in internet, che lui voleva diffondere un campo elettromagnetico in tutto il mondo perché tutto il mondo potesse avere elettricità gratuita. In pratica aveva già inventato l'antenato del wifi. Adesso che si possa controllare il campo geomagnetico con il progetto ARPA che deriverebbe dagli studi di Tesla, che sono stati confiscati dalla CIA e dell'FBI quando lui è morto povero e nell'ultima stanza di un hotel, hanno confiscato tutte le sue carte, tutti i suoi brevetti che lui aveva patentato e nessuno aveva voluto produrre, chissà perché, è caduto in povertà, in disgrazia, perché ha continuato a indagare in direzioni per le quali non si voleva indagasse o per le quali si voleva comprargli a poco l'esclusiva delle sue patenti o addirittura che le cedesse per la sicurezza dello Stato, no? E lui non le ha cedute. Allora, quando è morto, gli hanno rubato le patenti e i brevetti per sicurezza di Stato, per paura che cadessero in mano ai sovietici. Ma che dicevano quelle note, quegli appunti, quelle patenti, quei brevetti che ha registrato? Non lo sappiamo, ma di sicuro, come qua è stato descritto in un caso, che gli UFO hanno costretto i carristi nordamericani a uscire dai carri armati perché con le onde avrebbero reso incandescenti i carri armati, l'acciaio dei carri armati. Quello sembra più che altro un geomagnetismo applicato attraverso o un elettromagnetismo applicato alla tecnologia attraverso la tecnologia Tesla delle torri Tesla, che si poteva direzionare l'elettromagnetismo, il geomagnetismo, l'elettromagnetismo a dei punti particolari, così come fa una lente con i raggi del sole. Quindi, per me, il vero fenomeno che sta dietro i dischi volanti, tanto dal campo sovietico come dal campo della NATO, tanto dal campo di Varsovia, della cortina di ferro dell'Unione Sovietica, come della NATO dell'Occidente, della coalizione del Nord Atlantico, sono la sperimentazione di armi e di sistemi difensivi ed offensivi, laser, spettri di onde gravitazionali, elettromagnetiche, chissà le armi che ci sono ancora in sperimentazione sin dagli anni 60 e 70 e che noi non ce ne rendiamo conto, perché in realtà hanno cominciato a vendere i compact disc
dopo decenni che li avevano inventati, certo con tecnologia migliorata. Perché? Perché non volevano ancora rovinare la vendita dei dischi di vinilo e perché aveva avuto un immane successo la cassetta, il nastro, no? Allora, se avessero lanciato il CD, probabilmente nessuno avrebbe più comprato i dischi di vinilo, e perché negli anni 80 ciò che più si vendeva era la cassetta, che era più comoda, più trasportabile. Poi hanno lanciato il CD, ma dal momento in cui hanno lanciato il CD, o anche prima, avevano già inventato i dischi rigidi e le memorie rigide, come le micro SD o i pendrive. Perché non hanno lanciato il pendrive? A parte perché i computer che si potevano vendere al pubblico erano molto costosi. Poi ancora c'era la guerra fredda. E non volevano lanciare nel mercato della tecnologia che potevano acquistare i russi, ma anche il fatto che volevano continuare a vendere tutta la tecnologia vecchia. Quindi col tempo ci hanno sganciato nuova tecnologia quando già la tecnologia vecchia non vendeva più e volevano continuare a vendere di nuova. Quindi è possibile che tutti questi esperimenti siano stati occultati sotto la facciata dei fenomeni paranormali, fra i quali i dischi volanti. Ma ripeto, io ho fatto un video parlando del libro di Piero Angela, Viaggio nel mondo del paranormale, e frammentalisti, tarocchisti, veggenti, quelli che leggono il caffè, quelli che piegano i cucchiaini, che non li devi mai invitare al tè delle 5 meno un quarto, alla merenda, neanche a pranzo, a cena o a colazione, perché lì per lì ti piegano un cucchiaino d'argento e ti rovinano il gioco. Poi che cazzo di dimostrazione è quella di piegare i cucchiaini d'argento? Però fra quelli che leggono i tarocchi, quelli che predicono il futuro e il passato, quelli che leggono i fondi del caffè, quelli che hanno delle comunicazioni con l'aldilà, i medium, gli spiritisti, quelli che piegano i cucchiaini d'argento, quelli che fanno le foto del pensiero, altre cazzate varie, come quelli che operano con le mani. Piero Angela ha anche messo gli ufologhi, e fra gli ufologhi ci sono anche i contattisti, quelli per esempio che arrivano a credere che ci siano contatti del primo, del secondo, del terzo tipo. A uno gli hanno domandato: ma scusi, ci può spiegare che cos'è un contatto del primo tipo? Beh, il primo che ti capita. Ah, è un contatto del secondo tipo? È il tipo seguente. E qual è un contatto del terzo tipo? È un contatto non di quello, non di quell'altro, ma di quello che gli segue, di quello d'appresso. A me non sembra un ragionamento serio. Contatti del terzo tipo, se manco ce ne sono del primo. Vabbè, comunque è come essere buoni col prossimo tuo. Ma perché gli stai picchiando? Non sei buono con il prossimo? Esatto, tratterò di essere buono con il prossimo, intanto con questo sono cattivo. Così i contatti del terzo tipo non si contattano col primo o con il secondo, li lasciano passare, ma si contattano con il terzo. Invece i contatti del primo tipo significa che arrivano i marziani e si contattano con il primo che capita, o con il secondo, o con il quarto. Forse ci sarà il contatto con il millesimo tipo, ne scelgono uno su 1000 che ne hanno incontrati.
ma mai scelgono capi di stato, presidenti, politici, funzionari pubblici, scienziati, persone famose. Non è che vanno a cercare nei media o nei giornali le personalità più famose. Manco vanno nella casa del Grande Fratello. No, di norma gli ufologhi e i contattisti sono persone di scarsa istruzione, addirittura socialmente falliti, che non hanno studi, a volte sono analfabeti, semi analfabeti o analfabeti funzionali, ma grandi civiltà ipertecnologiche attraverso i loro rappresentanti, che sono gli extraterrestri che viaggiano nei dischi volanti, negli UFO, si contattano con loro e per conto loro di questi buzzurri parlano a tutta l'umanità, perché se tu vedi gli ufologi e i contattisti hanno dei messaggi per tutta l'umanità, non soltanto per quelli a cui parlano, ma per tutta l'umanità, e fanno una sintesi storica. Ma fammi il piacere, direbbe Totò, ma che cazzo stai a dire? Come, non sei nessuno? Se vengono gli extraterrestri non vanno a parlare di persona nell'ONU, nel palazzo di vetro dell'ONU, no? Fra tutti i dignitari e capi di Stato del mondo. No, vanno a cercare in una provincia italiana, nella periferia, l'ultimo buzzurro che manco sa leggere o scrivere, e lo fanno dignitario, rappresentante degno di un messaggio universale, cosmico e galattico. E poi vedi in che termini parlano i buzzurri in questione, per renderti conto che sono delle immani cazzate. Manco sanno quello che dicono, forse perché lo hanno letto in libri di altri eminenti ufologi e contattisti. Quindi vi volevo dire, se leggete queste cose per divertirvi, come faccio io e come ho fatto con il bellissimo libro di Piero Angela, Viaggi nel mondo del paranormale, fate bene. Come dice certa clinica o ospedale, fate bene, fratelli, fate bene a leggere queste cose ufologiche e contattistiche come divertimento. Perché in fondo per il lettore è come leggere un romanzo di fantascienza. Questi sono solo dei romanzi di fantascienza con la pretensione di avere un taglio giornalistico, e magari hanno uno stile giornalistico, ma sono tutte balle. Crederci sarebbe da idioti. Piuttosto è stato il paravento per mascherare intrighe molto più grandi, il riarmo, la guerra fredda, l'invenzione, la progettazione, la sperimentazione di armi di distruzione di massa. E quindi hanno creato un'arma di distrazione di massa, oltre il calcio che ha sostituito le religioni, oltre i mass media, che la scatola piccola rincoglionisce la gente ed è obbligo pagarla perché ci renda sempre più coglioni, anche lo sport e di massa e di discorsi ufologici. Non mi voglio dilungare troppo, però vi ripeto, è strano, ma i discorsi ufologici fanno sempre parte di tutta una cozzaglia di cose che mettono insieme. E gli extraterrestri, invece di andare al palazzo dell'ONU o a Bruxelles, al palazzo dell'Unione Europea, vanno a parlare con gli ultimi zuzzurri che meschiano insieme i misteri di Fatima, l'acqua miracolosa dell'Urz, le auree, i chakra, lo yoga, la comunicazione astrale, il registro akashico, la massoneria, gli illuminati di Adam Weishaupt, non so, il satanismo, l'occultismo,
l'alimentazione, la levitazione, il magnetismo mentale, la lettura del pensiero, tutti i discorsi, per così dire, alternativi, alternativi a che? Alla ragione. Non fatevi fuorviare. Adesso non voglio che questo video sia troppo pesante, tanto poi, come gli altri due o tre che ho caricato ultimamente, vedranno in pochi. Ma io faccio i video perché mi sento di compartire qualcosa con tutte e tutti voi. Allora vi lascio, grazie di avermi seguito fin qui. Qui il vostro Santen Chan, non lasciate di seguirmi. Mettete like ai video che vi piacciono, commentateli, iscrivetevi al canale e fate vedere i video che vi sono più piaciuti ad amici, parenti, familiari, perché io sono disoccupato, vorrei che YouTube mi pagasse, ma questo ve lo dico sempre a ogni chiusura di video. Allora, grazie di tutto, fate vedere i miei video, quelli che vi sono piaciuti, votateli e commentateli e diffondeteli nelle reti sociali se lo trovate dopo, perché così sempre più persone mi seguiranno. Io sono disoccupato, aiutatemi come potete. Ciao e alla prossima, dal vostro Santen Chan.